sì, dice lascio, però lascio dopo le trattative e la formazione del governo. È sufficiente come consigliere? Ma guardate, noi abbiamo subito una sconfitta pesante e bisogna partire da questo dato di realtà. E dopo un risultato come questo, che è il minimo storico nella breve vita, ma nemmeno brevissima, del Partito Democratico, bisogna avere la capacità di fermarsi e di affrontare una discussione molto, molto seria. Annunciare le dimissioni, però posticipandole a dopo l'avvio del nuovo Parlamento, l'insediamento del nuovo Parlamento e la formazione del nuovo governo, rischia di essere un modo che non funziona per affrontare i problemi fin dal primo istante, come sarebbe ed è necessario. Io ho chiesto la convocazione immediata della direzione del PD, penso che questa riunione si terrà nella giornata di lunedì, e lì bisognerà discutere in modo serio e impostare un percorso e soluzioni tali che ci mettano nella condizione di cambiare non soltanto un gruppo dirigente, una leadership, ma di riflettere su come ricostruire quel radicamento sociale innanzitutto e quella identità forte di un partito che queste elezioni hanno messo seriamente in discussione. L'analisi della sconfitta di Renzi la trovo sufficiente? Non abbiamo saputo comunicare, se ci fosse stato il referendum sarebbe stato diverso? Mi pare che al momento l'analisi della sconfitta non ci sia, e l'analisi del voto non sia stata fatta nella conferenza stampa di oggi. Sono state dette alcune cose condivisibili sui toni usati nella campagna elettorale da alcune forze, ma l'analisi del voto è in questo momento per noi coincide con un'analisi molto seria della società italiana, di quello che è successo e di quello che è cambiato in questi anni. Con meno di questo non ne veniamo a capo. Ho l'impressione che Renzi abbia paura che se se ne va subito, uno, gli viene tolto una volta per tutte il partito, due, si possono trovare soluzioni diverse a quella che indica lui per il governo, cioè PD all'opposizione dura. È un timore che ha qualche fondamento o no? A parte che il partito rischiamo di non trovarlo più tutti collegialmente alla luce di qualche segnale che arriva da questo voto. E poi un partito discute, dopo un esito, un risultato come questo discute anche sulla sua collocazione. È ragionevole dire che gli italiani hanno deciso che noi dovremmo andare all'opposizione, quindi ci faremo carico di questa condizione.